In occasione della ricorrenza del Giorno della Memoria, si è tenuta stamani in Prefettura Pescara la cerimonia di consegna delle medaglie d'onore conferite dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla memoria di due soldati pescaresi che durante la Seconda Guerra Mondiale furono deportati ed internati nei lager nazisti e destinati ai lavori forzati. Due riconoscimenti concessi alla memoria di Antonio Amoretti, soldato di fanteria classe 1922 nato a San Valentino in Abruzzo Citeriore, e a Donato Palmieri, classe 1920, originario di Città Sant'Angelo. A ritirare le medaglie d'onore i loro familiari. La consegna di questa medaglia è un simbolo, un gesto significativo? Sì, un riconoscimento morale molto significativo per quanto mi riguarda, proprio per onorare e rispettare il ricordo di chi pronunciò senza timore quel no. Nel prendere la parola, il prefetto di Pescara, Gerardina Basilicata, ha sottolineato come il giorno della memoria non deve essere soltanto un'occasione di ricordi, ma accanto alla memoria ci deve essere l'impegno e la consapevolezza. La storia dello zio Antonio è comune a quella di tanti altri soldati che hanno avuto purtroppo questo epilogo. Sì, lui come tanti dopo l'armistizio dell'8 settembre del 43 rifiutarono di collaborare con i tedeschi e di arruolarsi nella Repubblica di Salò. E per questo furono prima fatti prigionieri, dopodiché gli venne cambiato lo status da prigionieri a internati militari italiani per renderli degli schiavi di lavoro, dei campi di concentramento.